Allora noi siamo venuti in questa grande manifestazione anche perché vogliamo affermare che questa, tra le tante manifestazioni che vengono fatte in questa piazza, è una delle poche che è giusto che si faccia e che avrebbero dovuto alla luce esserci sempre, no? Se questa è una piazza di invocazione alla divinità, la invocazione più giusta, più vera, viscerale, più profonda. Più profonda è appunto quella per la pace. Allora mi fa molto piacere vedere che abbiamo finalmente un Papa che ha la forza e il coraggio morale di fare una cosa di questo genere. Abbia fatto qualche errore iniziale. Ma non è detto, può anche darsi che l'abbia fatto su ordine dei superiori. Infatti. Quindi può anche darsi, capito? Quindi anche le cose lì bisogna sempre vederle. In ogni caso l'operazione noi la riteniamo di altissimo valore morale e soprattutto politico. E riteniamo anche che sia molto difficile, dopo una manifestazione di questo genere, che certi signori della guerra, the warlords, soprattutto in America, ricordiamoci che in America i cattolici non sono pochi, quindi già l'opposizione popolare americana nei confronti della guerra degli ebrei è molto forte, perché c'è l'82%. Gli ultimi dati statistici ci dicono che gli americani sono contro. In più abbiamo una netta posizione della componente cattolica che non può che seguire il dettame del Papa. Queste sono cose alle quali noi teniamo molto. Noi ci scordiamo che poi il Vaticano è uno dei membri dell'ONU e di tutte le altre grandi organizzazioni internazionali. Non e quindi solo. Farà valere anche il suo peso in quel campo lì. Assolutamente. E soprattutto farà valere il peso del suo denaro. Esattamente. Allora diciamo che a livello di ONU il Vaticano agisce non solo per la via della religione, ma anche per la via dei grandi diplomatici che la Chiesa ha sempre sfoderato nei 2000 anni della sua storia. E questa è una cosa che ci piace ripetere, perché ogni tanto noi siamo stati, continueremo a essere critici, molto critici contro il potere temporale, lo siamo sempre stati, lo saremo sempre, però se questo potere temporale si esprime con queste forze all'interno delle forze internazionali, concrete. Noi siamo per questo potere temporale, questa manifestazione di potere temporale. Ho una piccola frase da aggiungere del totale fallimento della sinistra, perché la sinistra ha dimostrato proprio in questi anni di aver delegato ad altri quella che era la funzione propria della sinistra internazionale. Uno sputtanamento generale, compreso quello dei cattocomunisti, i quali a questo punto avrebbero dovuto loro prendere una posizione contro la guerra, cosa che non hanno fatto, dimostrando con ciò di essere i più grandi e vigliacchi servitori del potere finanziario internazionale, di cui loro sono soprattutto espressione. I peggiori doppiogiochisti, perché affermano esattamente il contrario. Ma ormai non affermano più nemmeno quello. Ricordavo. Infatti siamo fuori. Ricordavo quel film, chi me lo ricordava? Me lo ricordavi tu o chi me lo ricordava quel film di Nanni Moretti, no? Dice di qualcosa di sinistra, sì, di qualcosa di sinistra, capito? Quindi praticamente le storie stanno così. Questi qui di sinistra hanno ben poco, non hanno mai avuto e sono, ripeto, solo i lavapiatti del potere finanziario mondialista e giudaico. Quello che va rilevato in questa manifestazione è la dimensione della partecipazione popolare. Esattamente. Che è veramente incredibile, perché io in tanti anni che sono, in tante volte, in tante occasioni che sono venuto a San Pietro, non ho mai visto un circuito. Potete abbassare così il volume o andate fuori, sì, per gentilezza, perché sì, noi stiamo seguendo le preghiere. Ho capito, e noi stiamo facendo una ripresa. Stiamo facendo una ripresa. Vabbè, non a questo volume di voce. Abbia pazienza. La ripresa sì, ma non la voce. E sta lontani, che le devo dire? E lei si deve. Va bene, riprendere. No, riprendi, dobbiamo riprendere questo. Certo che riprenda, è chiaro. Allora, questo è l'integralismo cristiano, sì, no? Uno dei tanti integralismi. Vabbè, lasci ripregare.
ogni tanto che preghino perché qualcosa del serio, di giusto e di serio, visto che vanno perdendo il loro tempo su tutte le altre cose. Allora ripetiamolo, il fatto che... No, ma è incredibile la massa di gente, guarda, anche al di fuori della piazza, su via della conciliazione, il vuoto, c'è una folla immensa. Il Io penso vuoto, che saremo a livello di 200-300.000 persone. Come minimo. Il vuoto lasciato da questa pseudo-sinistra è colmato tranquillamente dal Papa. E a questo punto mi fa piacere. Si togliessero una volta per tutti. Non questi... a caso abbiamo un Papa gesuita che è il braccio armato della Chiesa. Esattamente. È uscito fuori nel momento in cui la Chiesa stava facendo fall down completamente. Completamente con quella gente che ha avuto prima. Esattamente. E compromessa fin sopra i capelli. Esattamente. Quindi evidentemente hanno detto sì, dobbiamo partire con le armi brandite in mano. E soprattutto la cosa importante, un progetto politico nuovo. Soprattutto la cosa importante è l'appello al popolo, finalmente un appello al popolo. E direi con questo concludiamola, perché ormai quello dobbiamo dire. No, ma io continuerei la ripresa attraversando la piazza, andando fino all'altra parte. Vabbè, intanto chiudila. Seguila. Pronto?